Siamo con Francesco Viviano a Marina di Gioiosa Ionica per la presentazione di questo libro Io Killer Mancato, giornalista della Repubblica. Abbiamo ascoltato attentamente la sua storia, ce la vuole descrivere a beneficio di chi non era presente qui stasera a Marina di Gioiosa? L'ho scritta in un libro, quindi riassumerla è un po' complicato, però capisco i tempi della televisione. La mia storia è la storia che potrebbe essere anche probabilmente di tanti altri ragazzini. Sono rimasto orfano a 13 mesi, mio padre fu ammazzato a 22 anni perché era un ladro, mia madre vedova a 19 anni, analfabeta, e ha fatto la cameriera tutta la vita. E quindi sono cresciuto in un contesto abbastanza pesante e adesso sono qui a parlare, come dire, da giornalista e da scrittore, perdonatemi il termine scrittore. E ho raccontato in questo libro le mie vicissitudini familiari, personali e professionali. Quindi l'ho fatto per dare un messaggio anche ai giovani soprattutto, ai miei figli soprattutto, perché con un po' di buona volontà, un po' di sacrificio probabilmente ce la si può pure spuntare. Il messaggio che vogliamo lanciare a questi giovani che erano presenti, diciamo, in maniera attiva questa sera? Quello di non arrendersi mai, nonostante i momenti di sconforto, di disperazione, come è capitato a me, come capiterà a loro, capita anche ai miei figli. Tra i 5 figli ne ho 3 disoccupati, quindi potete immaginare, non bisogna arrendersi mai, bisogna affrontare le cose, sempre. Quanto è difficile sinteticamente fare questo lavoro? Lei ha iniziato a fare sport e poi subito cronaca, ma quanto è difficile, quante sono le difficoltà che sono sempre presenti dietro l'angolo? Dipende dal contesto e dal tipo di attività. Quando, come voi in terra di Calabria vi occupate di 'ndrangheta, io in terra di Sicilia mi occupavo e mi occupo di mafia. È un mestiere pesante, però è ancora bello. Questo libro è straordinario, straordinario perché racconta una scelta incredibile, la scelta di un uomo che è arrivato a un certo punto della sua vita, si è trovato davanti ad un bivio, fare il mafioso oppure no. Quindi ha fatto questa scelta coraggiosissima, poi è diventato la persona, diciamo, molto nota in tutta Italia che è diventata, però a prescindere da questo, va dato atto che ha descritto in questo libro con un linguaggio molto semplice, molto giornalistico, una scelta straordinaria. Giustamente a qualcuno che gli chiedeva come mai avesse deciso di raccontare questa storia, dal grande giornalista ha detto: è una storia, se avesse riguardato qualcun altro l'avrei scritta, l'avrei raccontata, riguardava me, ho deciso di fare altrettanto. Allora, avete letto questo importante libro, ci vuole un attimino riassumere soprattutto qual è il suo pensiero? Sì, io direi questo: noi come scuola siamo sempre presenti a questa importante iniziativa dei presidi del libro, abbiamo partecipato a tutti gli incontri con l'autore perché crediamo che sia importante, quanto sia importante incentivare la cultura, quindi la lettura serve anche per questo. In modo particolare il libro di Viviano ha scatenato delle emozioni veramente forti nei ragazzi e anche in me stesso, l'abbiamo letto velocemente perché è veramente una testimonianza di vita e si adatta anche alla nostra realtà, una realtà ad alta densità mafiosa, e speriamo che anche qui da noi ci siano altre esperienze del genere, no? Che i ragazzi un domani qualcuno possa dire io killer mancato, che possa fare a intraprendere questa strada, la strada della legalità e della giustizia. Allora, Sindaco Vestito, un'iniziativa di grande spessore culturale questa sera. Certamente la serata di questa sera con Francesco Viviano, di cui ringraziamo i presidi del libro per averlo invitato e portato a Marina di Gioiosa Ionica, si inserisce nel contesto della nostra linea politica, che è quella di avere a Marina di Gioiosa pezzi di cultura per diffondere sempre di più la cultura del libro e della lettura e per fare in modo che la biblioteca comunale diventi luogo di comunità, di aggregazione, una grande piazza ma non solo del sapere ma anche per l'incontro. Ed è stato straordinario ascoltare la vicenda di Viviano, che ci insegna come anche alle nostre latitudini, anche nel sud, con coraggio, con volontà, con senso di responsabilità è possibile intraprendere la strada giusta, che dice no alla logica dell''ndrangheta e dice sì alla vita, sia alle professioni sia alla cultura.